È tempo di oroscopo, è tempo di almanacco. Questo naturalmente è ancora il nostro appuntamento. Ogni giorno siamo qua, 3 maggio, ciao da Mauro. I santi, santissimi Filippo e Giacomo, sono apostoli. Compleanni, Manuel Bortuzzo, l'ex nuotatore italiano, è nato il 3 maggio del 1999. Bellissima anche oggi, è nata il 3 maggio 1968, l'attrice Deborah Caprioglio. Una frase di Buddha che ci introduce poi al nostro oroscopo quotidiano. Lungo la via della verità ci sono solo 2 errori che si possono fare: non continuare fino alla fine e non iniziare. Ariete, giornata nervosa anche perché vi sentirete estremamente intuitivi ma pessimisti. Prima di addormentarvi, fate lunghi respiri e cercate di distendervi. Il tormentone passerà con questa stessa giornata. Toro, se siete ancora single, trascorrerete la giornata con un forte desiderio di incontrare la vostra anima gemella. Attenti alle illusioni, potreste cedere e credere di poter trovare l'amore ad ogni passo, facendo un po' di confusione. Gemelli, non siate troppo istintivi e frettolosi nel compiere una scelta di carattere lavorativo. Forse occorre far maturare ancora un po' i tempi. Dichiaratevi invece apertamente con chi vi sta a cuore. Successo in amore. Cancro, avrete una gran voglia di divertirvi e a poco serviranno i continui richiami di un vostro collaboratore o compagno di banco che sia. Anche stasera continuerete a vivere ore allegre e piene di ottimismo. Leone, la vostra fantasia risulterà piuttosto allegra e vivace, anche troppo, in una situazione che richiederebbe invece un maggior senso della realtà. Un amico vi deluderà, ma non riuscirà per questo a smontarvi. Vergine, se siete alla ricerca dell'amore, fate molta attenzione, perché in questa giornata potreste essere attratti da persone che sono già legate, con tutti i problemi che la situazione comporterebbe. Bilancia, anche se vi troverete a ricevere un secco rifiuto, sarete disposti ad accettarlo sorridendo, perché siete talmente sicuri di spuntarla prima o poi che nulla può smontarvi. Non trascurate, però, i doveri familiari. Scorpione, attenzione alla fatica. Non abusate delle vostre forze o, ancor prima che la giornata lavorativa sia conclusa, vi troverete spompati. Se qualcosa non vi convince, parlatene apertamente con i diretti interessati. Sagittario, giornata statica quella che vi attende. Chi conduce un'attività piuttosto sedentaria dovrebbe cercare di trovare il modo di muoversi. Stasera accettate un invito ricevuto all'ultimo momento. Capricorno, con il trascorrere delle ore dovrete vivere molte, forse troppe emozioni. Attenzione, perché potreste non riuscire a gestire l'ansia e di conseguenza non riuscire a placare il nervosismo. Scegliete di trascorrere una serata di tutto relax. Acquario, furoreggerete con una spesa fuori programma che oltre alla vostra farà la felicità dei vostri cari. Attenti però a non fare il passo più lungo della gamba. Non è questo il momento di eccedere con le spese. Pesci, otterrete molti consensi oggi, cui faranno seguito le inevitabili gelosie di un ambiente circostante piuttosto invidioso del vostro successo. Non date troppo peso a tutto ciò. Quanto vi viene riconosciuto, lo meritate davvero.